1-1 e serie allungata, almeno sino a gara 4. Nella finale playoff, 10 gol di pallacanestro maschile, Talos Ruvo si rialza subito e pareggia i conti con Action Now Monopoli, vincendo gara 2 al Palapinto di Mola di Bari per 89-74. Una squadra trasformata rispetto all'incontro di domenica scorsa, capace di azzerare la delusione e ripartire con una prestazione convincente sin dal primo periodo. Chiuso il parziale d'apertura sul 19-15 e custodito il più 4 sino all'intervallo lungo, i ruvesi hanno ipotecato poi il successo al rientro dagli spogliatoi, allargando il divario sino al 68-49 della penultima sirena. Un gap che non ha tuttavia scoraggiato Monopoli, trascinato da un super Torresi, autore di 38 punti e con 7 triple realizzate su altrettanti tentativi. La squadra di Amrico si è riportata sul meno 8 a 7 minuti dal termine, ma i ragazzi di Patella hanno tenuto botta e chiuso l'incontro in tranquillità. Fra gli ospiti, doverosa menzione per il solito La Quintana, 34 punti per lui, e per Bogdanovicius, importante non solo per i 22 punti a referto. La contesa si sposta ora al Palacolombo di Ruvo di Puglia per gara 3 e gara 4, prossimo appuntamento domenica sera a partire dalle ore 20. Nelle categorie inferiori intanto è tempo di altri verdetti. Festeggiano il salto in Serie C Silver Basket Città di Cerignola e Fortitudo Trani, vincitrici dei rispettivi gironi di pool promozione di Serie D, per un eventuale ulteriore posto in C Silver, al momento però indisponibile. Sabato prossimo si disputerà lo spareggio fra le seconde classificate, Nuova Matteotti Corato contro la Scuola di Basket Lecce.